Il passaggio dalla cosiddetta modernità alla postmodernità potrebbe anche essere inteso da un punto di vista filosofico-politico come un transito dallo ius publicum europeum, basato sul sistema degli stati nazionali sovrani post-Westfalia, all'odierno scenario post-nazionale, la costellazione post-nazionale, come l'ha chiamata Habermas, in cui di sovrano resta unicamente il mercato e gli stati sovrani nazionali dello ius publicum europeum vengono completamente scavalcati dal nuovo ordine spoliticizzato dell'economia transnazionale. Da questo punto di vista è lecito sostenere, io credo, che siamo effettivamente al di là della modernità, siamo entrati in una nuova fase, che poi la si definisca postmoderna, postmetafisica, o ultramoderna, ipermoderna, come l'ha chiamata Auger, è una questione puramente terminologica. In questo scenario occorre tra i vari punti mettere in luce anche questo, e cioè il fatto che il vecchio conflitto capitale-lavoro tende a ridisporsi nello scenario planetario globalizzato. Se ai tempi di Marx aveva senso andare a criticare, diciamo così, lo Stato sovrano nazionale come luogo del conflitto, o di più, come diceva Marx, come luogo in cui lo Stato stesso, fingendosi super partes, in realtà appoggia la parte dominante nel conflitto e quindi si pone fermamente dalla parte del capitale. Nell'odierno scenario post-nazionale il rapporto di forza capitale-lavoro sussiste, ma cambia strutturazione, si presenta in altra forma. In particolare, dopo aver impiegato per tutta l'avventura moderna lo Stato sovrano nazionale come proprio strumento, oggi il capitale assoluto mira a liquidare lo Stato sovrano nazionale come limite, come ostacolo per il pieno sviluppo del rapporto di forza capitalistico, il quale sviluppo, per poter avvenire in forma completa e assoluta, cioè pienamente realizzata proprio perché sciolta da ogni vincolo superstite, deve di necessità superare anche lo Stato sovrano nazionale. Il quale Stato sovrano nazionale, nella sua essenza, e qui tralasciando le contraddizioni e le aporie che lo caratterizzano fin dal suo momento genetico, si pone pur sempre come luogo del primato del politico sull'economico. È bensì vero, come si diceva poc'anzi, che lo Stato sovrano nazionale nella modernità diventa il luogo in cui il capitale sviluppa se stesso, ma è anche vero che esso, Stato sovrano nazionale, diventa alla lunga incompatibile con lo stesso sviluppo del capitalismo, poiché lo sviluppo del capitalismo, la logica dialettica di sviluppo del capitalismo, è quella in forza della quale il capitale mira ad abbattere ogni ostacolo, ogni limite, ogni barriera che freni l'allargamento illimitato della forma merce e l'estensione smisurata della logica della valorizzazione del valore tipica e coessenziale al rapporto di forza capitalistico. Potremmo allora dire, in termini generali, e qui riprendendo la tesi di Karl Polanyi, che il capitalismo tende a porsi come la prima società dell'intera storia umana in cui l'economico, lungi dall'essere incorporato nel tessuto generale della società, si autonomizza e mira a sottomettere a sé ogni altro ambito e ogni altra determinazione. Se questa è la logica di sviluppo del capitale, ne segue allora, more geometrico, che il capitale mira ad abbattere ogni ostacolo reale e simbolico che ne freni o ne limiti lo sviluppo. La logica di sviluppo del capitale coincide infatti, lo ripeto, con l'estensione onnilaterale illimitata del nichilismo della forma merce come unico valore riconosciuto e legittimo, il valore di scambio che sussume sotto di sé tutti gli altri valori. Per questa ragione, lo stesso Stato sovrano nazionale deve, ripeto, essere superato dalla logica di sviluppo del capitalismo stesso. Questo provoca tutta una serie di paradossi da un certo punto di vista, se consideriamo il fatto che oggi
le forze che ancora si richiamano a Marx, a un Marx non adeguatamente storicizzato, e cioè un Marx non compreso nella sua essenza, se consideriamo il fatto che Marx ci insegna anzitutto a storicizzare i rapporti di forze e dunque a pensare nel ritmo della storia che si sviluppa, ebbene, oggi occorre prendere atto del fatto che i grandi sostenitori della fine dello Stato sovrano nazionale sono gli stessi che si rivelano poi essere gli alfieri dello sviluppo del capitalismo assoluto. Alludo naturalmente ai magnati della finanza, ai banchieri apolidi e cinici e ai cosiddetti poteri forti del finanzcapitalismo, come lo chiamava Luciano Gallino, cioè di un capitalismo ormai puramente finanziarizzato che nemmeno più necessita della mediazione del lavoro umano. Ecco, queste forze del capitalismo assoluto sono esse stesse quelle che mirano al superamento dello Stato sovrano nazionale, di modo che possa imporsi su scala planetaria il mercato unico con assolutizzazione dell'economico e imposizione del mercato sovrano, cioè superiore non reconnaissance, non più limitato da alcun centro politico. Per questo effettivamente la nostra si configura come l'epoca della neutralizzazione, neutralisierung, e della spoliticizzazione, entpoliticisierung, per dirla con il lessico di Carl Schmitt. Entpolitisierung e Neutralisierung corrispondono esattamente al tempo dell'avvento della forma merce del mercato unico sovrano. Ragion per cui quanti credono che oggi l'internazionalismo sia vettore dell'emancipazione finiscono per proporre come cura quello che in realtà è il male che ci sta affliggendo, e cioè l'internazionalismo mercatistico che mira ad abbattere ogni frontiera e quindi ogni limite in grado di resistere all'imposizione del mercato unico planetario. Oggi non esiste più alcuna internazionale comunista, esiste unicamente una internazionale liberal finanziaria che, oltre a essere appoggiata da tutti i grandi cantori della globalizzazione come migliore dei mondi possibili o come processo irreversibile, il che è poi lo stesso di fatto, poiché viene neutralizzata la possibile resistenza alla globalizzazione stessa, ma poi viene difeso anche dai molteplici agenti del capitale finanziario, che continuamente mirano a proporre come modello unico quello della globalizzazione, ovvero, se vogliamo dirla in termini politici, della nuova forma dell'imperialismo. La globalizzazione del mercato unico transnazionale corrisponde infatti alla terza fase dell'imperialismo. Il capitalismo secerne a propria immagine e somiglianza all'imperialismo e lo fa storicamente in tre grandi forme. La prima è quella dell'imperialismo del periodo mercantilistico, del periodo della tratta dei neri. Il secondo imperialismo è quello studiato a suo tempo da Lenin come fase suprema del capitalismo, e il terzo imperialismo è quello odierno della globalizzazione, cioè di quel modello che si presenta come neutro e avvalutativo e di più come positiva estensione dei diritti al mondo intero e che invece corrisponde segretamente alla coazione imposta a tutti i popoli del pianeta a entrare nell'unico modello consentito del mercato con profilo antropologico dell'individuo robinsoniano isolato che parla inglese e non è in grado di intendere altra risorsa di senso che non sia quella dell'economia innalzata a unico parametro valoriale di riferimento. Ecco, in questo scenario occorre comprendere i reali rapporti di forza. Occorre comprendere, lo dico molto semplicemente, che il solo modo per conservare nell'odierno scenario globalizzato la democrazia consiste nel coniugarla con la nazione, con lo Stato sovrano nazionale, come ci ha mostrato recentemente molto bene la vicenda della Grecia di Tsipras 2015, pur conclusasi tragicamente per il popolo greco, come ci insegnano tutta quella serie di stati sovrani nazionali che, resistendo al mondialismo, del mercato, ancora mantengono nuclei di democrazia, e di appunto sovranità politica nazionale. Per questa ragione il compito filosofico-politico per il futuro consentirà nel rovesciare
la communis opinio che continuamente presenta la democrazia abbinata all'internazionalismo. Bisogna rovesciare questa prospettiva e far valere quella opposta, ovvero quella per cui solo in una prospettiva nazionale sovrana, in cui la politica con il suo primato possa limitare le ambizioni illimitate dell'economia, solo in un contesto di questo tipo può fiorire la democrazia come capacità del popolo di decidere sovranamente sul proprio destino, ponendo un hic sunt leones invalicabile per le leggi del Dout des mercatistico, ponendo cioè una serie di diritti e di zone invalicabili per l'economia e per le sue leggi. Solo in questo scenario si può, fecondamente, credo, portare avanti una prospettiva democratica di resistenza al nesso di forza capitalistico.